prima cosa che mi sento di dire è farlo direttamente, concordo pienamente con quello che ha detto in veste di rappresentante del comitato Francesco Libero, Francesco Legato. Non mi sento di aver fatto nulla di particolare, non lo dico, lo dico semplicemente perché lo penso. Ci sono tantissime persone, tantissimi colleghi, io sono un operatore di emergency, preferisco questa cosa sottolinearla, non un volontario. Ci sono tantissime persone che fanno il mio mestiere in silenzio, appunto. È capitato questo a me, la cosa è stata resa nota un po' tutti, però c'è tanta gente che opera e non si sa. E tanti ragazzi appunto di Motta, calabresi, che operano nel volontariato, appartenendo alla Chiesa o altre associazioni, e non se ne sa nulla. Sarò ripetitivo probabilmente pure rispetto a mio padre, che ha ringraziato un po' tutti le istituzioni, però mi sento di farlo personalmente. Ho appuntato qualcosa perché non è facile ricordare un po' tutti. Mi rivolgo al sindaco, al consiglio comunale, vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di dire grazie a tutti per essere stati vicini alla mia famiglia. Ringrazio il sindaco. Ringrazio il sindaco, il consiglio comunale, il presidente, il vicepresidente della provincia, che è il nostro compaesano, e tutto il consiglio provinciale, nonché la regione e i rappresentanti della regione e tutte le istituzioni. Un particolare ringraziamento al comitato Francesco Libero, che come ho detto sapevo di avere degli amici, mi rendo conto di avere dei fratelli. Nonché tutte le altre organizzazioni presenti sul territorio, le associazioni, le autorità ecclesiastiche. Un ringraziamento particolare alla, sento di dirmelo, la mia emergency, per la vicinanza che mi è stata espressa subito quando, in tutti i momenti, però in particolare quando sono stato liberato a Khartoum. Sono stato consegnato dalla polizia all'ambasciata italiana e tutti i ragazzi, si pensava che ci fosse la possibilità di andare al Salam Center, l'ospedale di Khartoum di emergency, invece mi hanno detto che sarei partito subito la notte, e tutti i ragazzi del Salam sono venuti a salutarmi, anche gente che io non avevo mai incontrato. È stata davvero una cosa bellissima, anche là, di alcuni episodi come il taglio della barba, che si sarà notato subito della differenza che c'era tra il prima e il dopo. Ringrazio l'unità di crisi che ha avuto con professionalità la capacità di, appunto, di tenere rapporti con le autorità sudanesi e di affrontarsi con la situazione particolare in cui si trovava la mia famiglia. Ringrazio le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, il comandante della stazione di Lazzaro, di Motta San Giovanni, di Merito Porto Salvo, che mi hanno dato, la possibilità di capire, probabilmente a me ma a tutti gli altri, accompagnandomi sostanzialmente a casa, stando sotto casa mia, la presenza dello Stato nei confronti dei singoli. Però mi sento di dire con questo, sarebbe bello che queste preoccupazioni che tutto noi abbiamo avuto si traducesse in un potenziamento del nostro senso civico da contrapporre a tutte le mafie e a tutte le manifestazioni della vita collettiva suscettibili di generare in forme di patologie sociali. Mi preme insistere su questo punto perché quello che vedo e quello che sento è che questa espressione di affetto che voi avete rivolto a me è semplicemente un ritengo che sia l'espressione più spontanea e migliore
dei sentimenti di libertà, che si può esprimere sia come una libertà interiore sia come una libertà dai condizionamenti esterni. L'ultimo, chiudo il mio intervento con un augurio, che tutte le persone che siano detenute, che siano dei prigionieri, siano liberate, anche se pochi minuti fa mi è stata data la notizia che è andata male per alcuni prigionieri, probabilmente spagnoli, che erano detenuti in Somalia. Non voglio rovinare la testa con questo, però mi sentivo di dirlo.